Buongiorno a tutti, io ci tengo a ringraziare sinceramente i docenti e anche voi studenti per questa partecipazione, per l'adesione a questa iniziativa. Ringrazio anche il Museo M9 che ci ospita e che è sempre pronto ad ospitare iniziative di questo genere, e non è da tutti, sottolineo, e ovviamente ringrazio il nostro professor Antonio Padoaschioppa per questa preziosa presenza e per la possibilità di interloquire, insomma, con tutti noi su un tema centrale. Il titolo stesso che abbiamo voluto dare, no? Riformare o perire, un momento decisivo per il futuro dell'Europa, rappresenta, secondo me, la dualità della questione. Si tratta da una parte di scegliere una strada, alla quale non ci sono altre vie, perché la pena, qual è? L'immobilismo logorante, tutti noi anche nella vita quotidiana, vediamo che sia riformare, che sia abbandonare il progetto europeo, un progetto unico nella storia e unico nel suo genere, è comunque da prendere una strada, c'è bisogno di agire, di intervenire, e non possiamo farlo se non conosciamo i fondamenti sui quali si fonda l'Unione Europea, e questi fondamenti sono le regole che ci siamo dati, i cosiddetti trattati europei, che sono frutto di una storia, di un percorso, e che forse richiedono anche una revisione, come vedremo, in quale misura. E in questa iniziativa cercheremo di approfondire non solo questo, ma anche tutte le tematiche che contornano i trattati europei, perché l'Europa non è solamente fonte di istituzioni, non si fonda solo su queste, ma ci sono altre parole chiave che devono emergere. Infine, di questa brevissima introduzione, io vorrei dedicare questa iniziativa a Enrico e Luisella, che sono due donne che sarebbero felici di vederci qui. Una è una persona che mi ha fatto conoscere l'amore per l'insegnamento e per il confronto, è forse una delle ragioni anche per cui ho voluto fortemente organizzare questo momento di dibattito, e l'altra che è una persona che ha sempre portato avanti, ha permesso anche di fondare la sezione giovanile del nostro movimento federalista europeo di Venezia, che si è sempre battuta per la partecipazione giovanile alla vita sociale, alla vita civica. E io sono Nicolo Bozzau, sono il segretario del Movimento Federalista Europeo della sezione di Venezia, e per raccontarvi che cos'è, cosa facciamo, chiederei a Pietro Sinatora di prendere la parola, che è il nostro segretario giovanile. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui e vi do il benvenuto. Il Movimento Federalista Europeo è un movimento politico apartitico, quindi non si presenta alle elezioni, non si allea con partiti, non fa coalizioni, ma il suo impegno è quello di lottare per l'ideale, che è appunto il federalismo, la federazione europea, come posto in cui costruire la pace e contribuire a far partecipare le persone alla vita politica. Nasce nel 1943, dopo l'esperienza del confino di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e altri, basandosi sugli ideali del Manifesto di Ventotene del 1941, scritto da Spinelli e da Rossi, perché inizialmente si chiamava Progetto di un Manifesto per un'Europa libera e unita. Dunque, vediamo come i principali ideali sono la libertà e l'unità. Infatti, il movimento crede che una pace si possa raggiungere solamente attraverso un'entità sovranazionale, come quella che dovrebbe essere l'ONU, che possa regolare i rapporti tra Stati, così come lo Stato fa tra le persone. Ovviamente esiste la realtà giovanile, di cui io sono segretario a Venezia, che si occupa di essere intanto avanguardia del movimento, perché propone buona parte delle idee ed è molto attiva. E poi cerca di favorire la partecipazione dei giovani alla politica, non per forza con l'iscrizione all'interno della sezione, ma anche banalmente con l'invito a partecipare alle europee. Immagino che quasi tutti voi voterete quest'anno e è un impegno importante ed è un momento importante perché ci sono in ballo molte cose, tra cui appunto la riforma dei trattati di cui parleremo oggi, che è una battaglia essenziale da portare avanti ora, subito, e per il futuro dell'Europa.
Infine vorrei parlare appunto del progetto di cui si vedeva prima sulla slide prima, Europe, che è organizzato dalla GEF, che è l'organizzazione più grande che racchiude tra le altre cose la GFE, appunto, che è la sezione italiana, e che è l'organizzazione dei giovani federalisti europei, che ha proposto questa campagna per sensibilizzare e incentivare appunto la partecipazione dei giovani alle elezioni europee e alla vita politica in generale. Ringrazio ancora, lascio la parola a Nicolò e buona iniziativa, grazie. Grazie Pietro. Allora, oggi, oltre alla collaborazione della GEF, che è questa realtà è estesa a livello europeo, attraverso la campagna Europe, oggi siamo felici di ospitare un'altra campagna molto importante che si chiama More in 24, e do quindi la parola alla sua rappresentante, Angelica Boscolo. Mi sentite? Così? Se... Ok. Allora, ciao a tutti. No, grazie davvero. Mi chiamo Angelica, attualmente frequento il corso di relazioni internazionali a Trento, quindi sono all'università, ma sono di Mira, qua vicino, e ho frequentato come voi le superiori qui, io nello specifico a Venezia. Ma perché sono qui oggi? Intanto è bellissimo tornare e vedere che all'interno della mia realtà, insomma, ci sono dei progetti del genere che coinvolgono le scuole. Oggi sono qui appunto, come è stato anticipato, per presentarvi un altro progetto, uno dei tanti che in questo periodo si stanno mobilitando per coinvolgere i giovani all'interno delle elezioni europee, che si chiama More in 24. La campagna è fatta da questa associazione che si chiama EICA, che è diffusa in 19 paesi europei. L'Italia è solo uno, siamo 50 giovani come me che si propongono di coinvolgere altri tanti giovani all'interno dei territori. Solo in Italia siamo in 5, Sardegna, Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli, li ho ricordati tutti. E quello che facciamo è entrare all'interno dei dibattiti, ci proponiamo l'obiettivo un po' ambizioso di far diventare l'Unione Europea un argomento pop, un argomento di tutti i giorni, perché non solo in eventi del genere, quindi coinvolgendo anche le scuole, è importante parlare di Unione Europea, ma proprio perché è diffusa e le decisioni che vengono prese nelle istituzioni europee sono tutte intorno a noi, è importante che entri nel dibattito quotidiano, tra una pausa a pranzo, all'interno dei corridoi, nelle associazioni. E per questo appunto stiamo cercando di creare all'interno di istituti, siamo già in collaborazione con l'Istituto Algarotti, ma anche altri del territorio, in Italia, nello specifico per me in Veneto, ma appunto in tutta Europa, degli eventi, dei progetti, dei dibattiti per appunto parlare e parlare di UE. Nello specifico, questo progetto More in 24 si rivolge ai giovani, le prime persone, i giovani che andranno a votare per la prima volta a queste elezioni. Abbiamo parlato tanto adesso di elezioni, ma vi ricordate il giorno in cui avverranno? So che è un momento un po' imbarazzante, quindi fuori... Dal 6 al 9. Ok, esatto, sono entrambi giusti. All'interno dell'Unione Europea, in tutti gli stati, 27 stati, avverranno tra il 6 e il 9 giugno. In Italia, nello specifico, domenica 9 giugno. Ok, quindi vi vedo preparati. Infatti, chi di voi... Immagino appunto siete due classi diverse, quindi due scuole diverse. Chi di voi nel programma fino ad adesso ha programma scolastico, ha studiato alcune cose dell'Unione Europea? Faccio la domanda più generale. Ok, vabbè, già un numero cospicuo. Un attimo. Ok, vabbè. Una mano sola, così non alteriamo i risultati. Esatto. Beh, appunto, è importante comprendere qual è il nostro ruolo all'interno di queste elezioni in quanto giovani. Quindi, come ho visto, nei programmi scolastici è inserito appunto lo studio dell'Unione Europea, ma forse in diversi aspetti non in modo approfondito. Per questo i piccoli eventi e incontri che ci proponiamo di organizzare assieme a voi
hanno proprio l'obiettivo di prepararci a queste elezioni. Anch'io non ho mai votato alle elezioni europee perché ho 22 anni e dal momento che avvengono ogni 5 anni nel 2019 a maggio non avevo ancora 18 anni. Quindi anch'io sono all'interno tra di voi e questo sottolinea ancora come questa campagna è fatta da giovani per giovani. Quindi concludendo, vi invito a contattarci, noi come appunto il Movimento Federalista Europeo, perché alla fine i nostri ciò che ci proponiamo è molto simile, quindi coinvolgere i giovani all'interno di queste elezioni, perché molto spesso si parla di noi giovani come il futuro, no? Ma sicuramente siamo e dobbiamo essere il presente nel dibattito presente e queste elezioni possono essere uno dei modi per esprimerci e soprattutto collegarci, incontrarci in scuole, in eventi come questi organizzati da realtà importanti, ma anche solo nella vostra associazione, nel vostro circolo, non so, del cinema, qualsiasi cosa, tra un aperitivo, sì, se andiamo a votare abbiamo 18 anni, quindi anche l'aperitivo va bene, qualsiasi cosa appunto per iniziare e per dar seguito al dibattito ed essere preparati, senza dar niente per scontato, quindi non dobbiamo essere esperti di niente. Detto questo vi invito appunto a contattarci, a contattare me oppure anche i ragazzi del Movimento Federalista dopo questo incontro anche nei social, la pagina Instagram della campagna Amore in 24 è molto attiva, ci sono sfide ogni mese, quella di gennaio era creativa quindi artistica, quella di febbraio è stata creare uno slogan e i vincitori, perché sono diversi, ottengono tra le altre cose un pass Interrail, che credo sia uno dei più bei modi, quindi attraverso il treno, di visitare l'Unione Europea. E niente, quindi vi ringrazio ancora, vi aspetto fuori che ci sono un po' di gadget e sono molto molto curiosa come voi di ascoltare il prossimo incontro del relatore. Grazie. Bene, grazie Angelica. Allora, il ghiaccio un po' l'abbiamo rotto e questo mi fa piacere. Una mano alzata, due mani alzate, eccetera. E Angelica ha sottolineato un punto fondamentale, cioè che non solo noi siamo il futuro, ma siamo il presente. Io, la prima elezione europea che ho fatto è stata quella del 2019 e ahimè non c'era ancora questa sensibilità e questa voglia di sensibilizzare, di far conoscere soprattutto dei momenti di dibattito di questo genere. Quindi da un certo punto di vista ritenetevi fortunati e cercate di portare per quanto potete avanti questo spirito e questo messaggio, questo contributo. Allora, io rapidamente, prima di far intervenire il nostro professore, vedrei con voi alcune questioni che spesso hanno riguardato il dibattito pubblico in merito al discorso sull'Europa, dalle sue istituzioni, ma soprattutto all'impatto che ha nelle nostre vite. Allora, chi sa rispondere a questa domanda? È semplice, eh? Qual è l'organo dell'Unione Europea che può votare direttamente? Parlamento. No. Chi ha detto? I due hanno risposto, uno l'ha, ah, e l'altro ha detto Parlamento. Ah, perfetto. Ok, ok, ok. Va bene. E qual è l'altra istituzione europea importante? La Commissione. La Commissione, ok. E l'organo diciamo più decisivo? Consiglio. Consiglio europeo o il Consiglio dell'Unione Europea? Che non è la stessa cosa. Eventualmente puoi rispondere al professore perché c'è una differenza molto importante anche per capire l'attuale situazione della struttura istituzionale europea. Allora, la gestione del fenomeno migratorio è una competenza di chi? Al momento dei singoli stati, certo, e questo può essere un problema, come sappiamo, e fa riferimento al regolamento di Dublino, che senza leggere voi sapete che cosa prevede? Che il paese che accoglie i migranti deve tenerli, cioè deve farsene volere un po' da lì e da poi. Ok, sì, allora, come è scritto nella diapositiva, lo Stato responsabile della gestione della domanda di asilo di ciascun paese è quello in cui abitano legalmente eventualmente i suoi parenti stretti o dal quale ha già ricevuto un permesso di soggiorno. Tutti gli altri, invece, chiaramente
devono essere gestiti dal primo paese di approdo, e sappiamo che questo è un grosso problema, perché i paesi di approdo praticamente sono sempre gli stessi: Italia, Malta e Grecia, bene o male. E questo crea un problema di domande che è legato anche poi all'incapacità di alcuni paesi, tra cui il nostro, ma anche per la mole di lavoro alla quale siamo sottoposti, di far transitare magari migranti che dovrebbero, potrebbero andare in altri paesi nei quali risiedono i loro parenti. Questo sottolineato e rilevato ormai in questi anni, che ha dato vita anche a delle polemiche politiche e partitiche, una mancanza di solidarietà sul piano europeo che prescinda dai trattati europei. Abbiamo visto l'inefficacia della risposta nazionale, e questo s'avanza a dire, insomma, nel senso è abbastanza evidente, e la questione del blocco delle persone nei paesi di transito. Ci sono delle soluzioni? Sì, sì e no, nel senso che nel 2017, come vedete sulla proposta della Commissione, il Parlamento ha votato tutto una revisione di questo regolamento, ma il Consiglio europeo, che è il Consiglio composto dai primi ministri delle varie nazioni che compongono l'Unione Europea, sono 27, non ha votato la proposta, ovviamente per il problema di cosa? Della unanimità. Quindi una, per esempio, delle battaglie fondamentali del movimento federalista è il superamento del voto all'unanimità attraverso una maggioranza qualificata, e questo permetterebbe anche di ridefinire il potere decisionale delle istituzioni. Infatti si pensa, per esempio, a un Consiglio europeo come un Senato. Domanda un po' difficile, che però può essere interessante così anche a scopo di studio per voi: qual è la principale fonte di finanziamento del bilancio dell'Unione Europea? Sostanzialmente ne ha tre, ma la principale, da chi arriva? Risorse proprie dell'Unione, quindi tasse, carbon tax, plastic tax, eccetera, contributi degli Stati membri, percentuale sull'IVA, multa a imprese che violano le norme di concorrenza comunitaria, non so, Big Tech, eccetera. Esattamente. Secondo voi, in quale percentuale circa contribuiscono? È la maggioranza assoluta, ma tanto per capire, di quanto? Maggioranza assoluta? Quindi oltre il 50? 80, esattamente. 80%. Per risorse proprie si finanzia all'11%, mentre altre fonti di finanziamento siamo intorno all'8%. Questi sono dati del 2021. Questo per farci capire anche il ruolo degli stati all'interno del potere decisionale dell'Unione Europea, anche perché l'entità delle risorse e la loro tipologia dipende dal consenso, ancora una volta, unanime degli stati, che chiaramente devono decidere anche a livello nazionale. La politica estera deve essere di competenza dei singoli stati? Sì? No? Cosa ne pensate? Politica estera che si collega, e questo è anche un argomento, diciamo, di ampio dibattito anche nel movimento federalista, con la questione della difesa, quindi non solo del commercio, della relazione con altri stati o con altre federazioni, ma si lega anche alla questione della difesa. Che ne pensate? Io sono in disaccordo. Cosa? Io sono in disaccordo. Per me la difesa non deve essere una questione dei singoli stati, perché se... Poi parliamo di politica estera, la difesa può essere una conseguenza, chiaramente rientra all'interno di questo problema. La politica estera non deve essere dei singoli stati, perché comunque se tu entri nell'Unione Europea comunque cerchi anche di rispettare anche il volere degli altri, comunque sei in un'unione, cerchi di cooperare, non puoi fare di testa propria, uno non può fare di testa propria. Certo. Altre idee? Integrazioni? Siete tutti in disaccordo? C'è qualcuno che invece dice no, attenzione, forse è giusto che i singoli stati, che le nazioni decidano la loro politica estera, insomma, ci sono dei confini.
interessi anche diversi da Stato a Stato, quindi non so, metterla forse così bianco-nero è difficile. È volutamente messa così, ma perché è chiaro che va a stimolare un problema non indifferente. Prego. Più che altro, se anche se in disaccordo, più che altro perché penso che un singolo Stato dell'Unione Europea deve confrontarsi con le superpotenze mondiali, mentre invece se fossimo tutti assieme, come anche l'Europa potrebbe essere una superpotenza, proprio come se fosse, cioè se fosse unitaria, e quindi potrebbe essere veramente confrontabile con gli Stati Uniti o i paesi del BRICS o la Cina, insomma, cioè tutti i vari paesi così. Mentre singolarmente siamo comunque tutti, non possiamo, non dico che siamo deboli, perché non siamo comunque di dalla comunque parte del G7, però non siamo a livello, cioè non siamo paragonabili alle altre superpotenze. Certo, avremo un peso maggiore, chiaramente, riuscendo a integrare le nostre forze potremmo pesare di più. Prego. Per esempio, per sostenere la mia argomentazione precedente, l'Ungheria di Orban è stata spesso in buoni rapporti con la Russia di Putin e spesso ha messo il veto sulle sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. Quindi una decisione di politica estera altrui può influenzare la stessa politica estera dell'Unione Europea, ed è per questo che il diritto è per questo che l'unanimità va assolutamente superata. Esatto, questo è infatti un problema. Noi cosa abbiamo? Un altro rappresentante per gli affari esteri, che è il nostro amico Borrell, che ogni volta che deve parlare o dice delle frasi fatte che meno male sono acqua tiepida, oppure non può agire senza il consenso diretto degli Stati-Nazione, che chiaramente l'abbiamo visto anche in questi anni. Adesso sfortunatamente abbiamo in corso due, tra le tante guerre che ci sono nel mondo, due guerre fondamentali che ci guardano da vicino, e la difficoltà di agire e prendere posizioni di fronte a determinati fatti la vediamo. Questo ci permette di non contiamo, oppure abbiamo delle posizioni a volte ambigue, come giustamente si ricordava l'Ungheria. Ultima cosa, interessante secondo me. Qual è il grado di soddisfazione dei cittadini europei riguardo la democrazia in Europa? Fonte Eurobarometro, le risposte le vedete dopo, ma i tre punti, diciamo, presi in esame sono la soddisfazione sulla qualità democratica, la fiducia nel Parlamento europeo, che è l'organo, diciamo, che va a rappresentare il nostro volere attraverso il nostro voto, e la capacità di ascolto della voce dei cittadini, che ha avuto un bellissimo esperimento che è la conferenza sul futuro dell'Europa, che ha avuto un seguito un po' così. Secondo voi? Anche voi cosa ne pensate? Cioè, qual è il vostro grado di soddisfazione? Insomma, facciamo un barometro così locale. Basso, perché i cittadini sentono le istituzioni europee come lontane. Perché? Perché, nel senso, non essendoci una politica unitaria su molti fronti, noi cittadini siamo poco... non molto interessante, siamo poco coinvolti, eccolo. O perlomeno se siamo coinvolti, spesso non vi è pubblicità proprio di questi eventi, anche da parte del governo stesso. E quindi i cittadini perdiamo le occasioni e quindi ce ne sentiamo come lontani, come se non appartenessero a noi. E quindi in alta bassa, credo. Anche se comunque l'Europa fa molto, basta vedere l'European News Portal e in realtà fanno un sacco di eventi, però noi siamo veramente all'oscuro di tutto questo. Allora, che ci sia un problema di comunicazione da parte dell'Europa e delle istituzioni europee mi pare assolutamente palese, è verissimo, e soprattutto i cittadini non si sentono in qualche modo pienamente rappresentati, e soprattutto c'è questa distanza, perché vedremo che c'è una certa fiducia nel Parlamento europeo, ma il problema è che peso ha il Parlamento europeo per le decisioni di tutti i cittadini. Poiché se questo non funziona come, diciamo, un Parlamento nazionale, perché non funziona allo stesso modo, ma le decisioni, come abbiamo visto, sono sempre in capo ai vari Stati-Nazione, è chiaro che scontenti l'uno, scontenti l'altro, quindi alla fine riesci a risolvere poco su dei punti cruciali che caratterizzano il nostro tempo. E c'è, sì, è vero, un problema di capacità di ascolto verso i cittadini.
non ci sono degli strumenti, se vogliamo, anche di democrazia diretta o comunque di democrazia partecipata che vadano oltre il Parlamento europeo. Questi sono gli esiti del sondaggio, vediamo che il 50% dei cittadini si dichiara soddisfatto del funzionamento della democrazia in Europa. Il 50% esprime fiducia nel Parlamento europeo, quindi sul suo funzionamento, tuttavia, una percentuale molto alta secondo me, il 48% afferma che la propria voce non viene ascoltata, quindi non è che conta, proprio non viene ascoltata. Questo pone un grosso problema che alimenta una certa sfiducia e alimenta anche delle logiche del negativo nei confronti dell'esperimento europeo. Io continuerò oggi a chiamarlo esperimento europeo perché dobbiamo metterci in testa che è una cosa unica al mondo. Io chiudo con una bellissima frase, secondo me, di Antonio Gramsci, per poi collegarmi al professore. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno, e sottolineo la parola interregno, domandandomi provocatoriamente di chi sia questo regno, se ci sia e in che misura, si verificano i fenomeni morbosi più svariati. E anche l'aggettivo morboso, la straordinaria attenzione di Gramsci, speculazione anche filosofica nelle terminologie, morboso va a caratterizzarsi come quasi una malattia, qualcosa da curare che se peggiora può aumentare i problemi. Allora, io a partire da questo mi rivolgo a te, professore emerito della Facoltà di Storia di Diritto Medievale, della Facoltà Giurisprudenza. Insegno storia del diritto, sì, a giurisprudenza. A giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, giusto? Ce l'ho fatta. E convinto sostenitore del federalismo europeo. Allora, io ti domando preliminarmente, poi chiaramente già si è aperto il dibattito, alla luce anche di questa bellissima e folgorante frase di Gramsci, c'è da chiedersi cosa è andato storto in questo quanto naturale ma problematico processo storico di transizione tra ciò che noi, semplificando, chiamiamo vecchio e nuovo. Cosa si è inceppato, soprattutto negli ultimi decenni, e perché si è arrivati a una situazione di impasse come quella che ci troviamo a dover affrontare oggi? Rispondo subito? Sì. Il microfono. Cosa è andato storto? Mi sentite? Sì. Ecco, poi invece se io non sento voi, vi avvicinate o vi alzate. Beh, la storia non va mai diritta. Non è mai successo finora, negli ultimi 5.000 anni almeno, da quando si sa qualcosa. Quindi la storia va sempre storta. Il problema è come va, come cambia. Allora, dobbiamo tenere presente che l'argomento di cui stiamo parlando oggi, e cioè l'Unione Europea, l'Europa, è una iniziativa che ormai ha 70 anni di vita, 70 anni di vita in una realtà così dinamica come quella che stiamo vivendo, è un tempo lunghissimo. Pensate, se pensate voi che avete studiato storia, cos'è successo in Europa tra il 1765 e la fine dell'epoca napoleonica, è cambiato il mondo. Ebbene, il cammino che è stato intrapreso da chi aveva avuto questa visione durante la guerra, quando ancora il nazismo sembrava vincente, eravamo nel 1941 quando è stato pubblicato il manifesto di Ventotene, di cui probabilmente avete sentito parlare, era: bisogna fare in modo che non si ripeta mai più in Europa quello che è accaduto due volte nel Novecento, e cioè guerre terribili, molto più sanguinose di quelle
di tutti i secoli precedenti in Europa, perché la guerra c'è sempre stata, almeno dal 3000 avanti Cristo, in tutti gli stati, in tutti gli imperi, con ritmi diversi, con modalità diverse, ma naturalmente chi viveva in quel momento della seconda guerra aveva presente cos'è stata la prima guerra, la guerra di trincea. Se voi avete letto o avete visto il film All'Ovest niente di nuovo, se non l'avete fatto ve lo consiglio, questo è uscito nel 29, cioè più di 10 anni dopo la, 10 anni dopo la fine della prima guerra, e si è scoperto, perché i cittadini non lo sapevano, cos'è la guerra di trincea, cos'è la mostruosa guerra di trincea. E poi da questo è uscito tutto quello che è seguito, compreso il nazismo. Allora l'idea era: dobbiamo creare una struttura nella quale la guerra in Europa non sia più possibile, ma non per la buona volontà dei cittadini, che la guerra non l'avevano mai voluta, nella prima e nella seconda, ma per la creazione di una struttura tale per cui la guerra non è più possibile. E questa struttura esiste, è la soluzione del federalismo, che vuol dire: non creiamo uno Stato unico. Questo l'ha fatto la Francia, l'ha fatto in parte l'Inghilterra, no, creiamo una struttura nella quale esistono più Stati, ognuno con il suo ordinamento, con le sue regole, con le sue tradizioni, con le sue lingue, con la sua cultura, in cui però certe competenze che riguardano tutti sono decise a livello superiore a quello degli stati, da un potere federale. Il modello è più ovvio, ma non è l'unico, è quello degli Stati Uniti, che ci sono arrivati alla fine del Settecento, e anche quello della Svizzera. Non sono le uniche due federazioni, ma sono quelle più vicine a noi, a cominciare da quelle vicine come ispirazione. Qui è nato il movimento federalista, è nata quell'impresa di cui abbiamo sentito parlare anche adesso, e tra l'altro ho notato con piacere che non siete analfabeti su questo tema, cioè qualcosa di Europa avete già conosciuto, qualcuno di voi ha idee più precise, altri magari meno. Allora, dobbiamo considerare che dal 1979, quindi sono passati diversi decenni, ogni 5 anni si va a votare per il Parlamento europeo. Questa è una innovazione che è frutto di una battaglia di anni dei federalisti, non solo italiani, perché poi alla fine la decisione più, diciamo, operativa è partita dalla Francia, da Giscard d'Estaing nel 76. Ma cosa vuol dire votare per il Parlamento europeo? Vuol dire dare all'Unione Europea, questa struttura che ormai esiste e che ha le caratteristiche che sono state illustrate e sulle quali vedo che c'è un buon grado di informazione, dare alla Unione Europea una base democratica. Nelle moderne democrazie dove sta la base democratica? Sta nel singolo cittadino che vota, il sovrano è diventato il cittadino con le moderne democrazie, naturalmente non da solo, ma deliberando insieme. Questo ha cambiato la natura della Unione Europea, non si chiamava ancora Unione Europea, si chiamava le comunità europee, comunità economica europea, perché aveva una prevalente ma non totale attività nel campo della concorrenza, del commercio, del mercato. Ebbene, se noi guardiamo cosa è accaduto dal 79 a oggi, attraverso le varie legislature, vediamo che il Parlamento europeo, io ve lo posso dire perché l'ho vissuto, voi non eravate neanche nati, ha acquistato nel corso di questi decenni
un ruolo che assolutamente all'origine non aveva. Non aveva né dal punto di vista dell'informazione dei cittadini, né dal punto di vista dei poteri, perché ognuno dei trattati che si sono seguiti, quello dell'86, quello di Maastricht del 92, quello di Amsterdam del 97, quello di Nizza del 2000 e poi quello di Lisbona, che è quello ancora in vigore, 2007 è entrato in vigore nel 2009, ognuno di questi trattati ha dato al Parlamento europeo più poteri e in parte il Parlamento se li è presi, come fanno le istituzioni che hanno l'interesse ad affermarsi, a valere. E allora anche il voto europeo è diventato più significativamente importante. Oggi non ci troviamo oggi di fronte alle prossime elezioni del mese di giugno, in un momento nel quale non solo l'Europa è in crisi, ma è in crisi il mondo. Per la prima volta noi abbiamo una guerra, per la prima volta dal 1945, da quando si chiuse la prima guerra mondiale, nel mondo ce ne sono state tante, ma stiamo parlando di Europa, una guerra ai confini dell'Europa, perché questa è la guerra ucraina. E questo non era accaduto, questo è in corso e come finirà forse lo sa il Padre Eterno. Però certamente pone all'Europa dei problemi che prima del 22 febbraio di 2 anni fa non si era posto, perché si era tentato all'inizio di fare un esercito comune, ma questo tentativo, quando ancora non sono 6 i primi componenti della Comunità Economica Europea, nel 54 l'Assemblea francese per pochi voti ha bocciato questa proposta. Adesso ci si è resi conto che se vogliamo essere sicuri non di fare la guerra ma di difenderci in caso di pericolo, dobbiamo avere gli strumenti per farlo. Non è che ce ne siano tanti, non basta gridare pace, non basta alzare le bandiere, bisogna essere in grado di difendere i propri confini, non fare la guerra, ma difendersi. E la storia dimostra, la storia non è che dimostri tanto, ma questo credo che lo dimostri, che se non si è in grado di difendersi, si rischia, è accaduto infinite volte, di perdere la libertà. La politica internazionale è il regno della forza, il federalismo è la dottrina che sostituisce alla forza il diritto, e cioè gli stati hanno i loro diritti, i loro parlamenti, le loro competenze, ma esiste una struttura superiore che fa quello che lo stato fa al proprio interno, perché prima che nascessero gli stati moderni c'erano le guerre private. In Francia, in Germania, in Italia, l'Italia l'Unione l'ha fatta nell'Ottocento, la Francia l'ha fatta prima, ma le guerre private sono finite quando si è creata una struttura superiore, e lo stesso vale per gli Stati Uniti, che è vero ha rischiato di esplodere con la guerra civile, è accaduto però una sola volta, e però l'ha superata questo rischio. Allora, a che punto siamo in Europa su questo fronte? Alcune cose sono già state dette. Ci vuole una difesa comune. Stiamo parlando adesso della sicurezza, poi ci sono tutti gli altri problemi. Ognuno va trattato a suo modo. E in effetti, voi sapete, a proposito di sondaggi, sono stati fatti i sondaggi dall'Eurobarometro, se si interpellano i cittadini, ritenete che sia utile e necessaria in Europa una difesa comune? Cosa vuol dire una difesa comune? Vuol dire un esercito che viene gestito a livello europeo e non una somma
di eserciti nazionali che tra l'altro sono costosissimi. L'Europa per la propria difesa dei 27 stati spende più della Russia. Perché? Ma perché ci sono 27 sistemi di armamenti, ci sono le cosiddette economie di scala, che sono quelle che fanno spendere meno perché si uniformano certe procedure. Ebbene, alla domanda, voi ritenete che sia utile o necessaria una difesa comune, sapete qual è la percentuale che ha risposto sì? 77%. Quando si fanno le domande chiare su cose semplici ma di fondo, non c'è bisogno di competenze giuridiche o economiche particolari. Anche il cittadino comune, anzi soprattutto il cittadino comune, si rende conto che avere una difesa comune può essere utile, non solo costa meno, ma ottiene risultati diversi. Ci stiamo arrivando? Uno storico non deve mai fare previsioni perché le sbaglia. Però certamente si sono mosse in questi mesi alcune iniziative, per esempio di costruire un aereo comune, che costa molto meno, ci vorranno 10 anni per programmare un aereo comune, per una difesa che non ci costringa a chiedere il permesso agli Stati Uniti per sapere se dai loro satelliti che cosa sta succedendo da noi. Qui l'Europa ha già fatto della strada con il progetto Galileo, ma molto deve essere fatto. In altre parole, avere degli strumenti che ci permettano di decidere cosa fare nel nostro interesse di europei. Allora, questo risponde anche a quello che alcuni di voi hanno detto prima, cioè politica estera e anche politica di sicurezza, che sono molto vicine per certi aspetti. Non è detto che devono essere in una struttura federale, non è detto che devono essere unificate in toto. Ci saranno degli elementi, intanto per esempio gli Stati Uniti hanno avuto 2 eserciti, uno federale e uno non federale, fino alla metà dell'Ottocento. In sostanza si possono mantenere degli strumenti di difesa interni che poi non sono molto diversi da quelli che esistono con la polizia nel tenere l'ordine interno. Però laddove si devono prendere delle iniziative o militari di difesa o politiche che riguardano tutti, e quella dell'Ucraina ha queste caratteristiche, perché è vero che la Polonia è più vicina e gli stati baltici sono più vicini, ma sappiamo benissimo, perché ce lo insegna la Seconda Guerra Mondiale, che non ci vuole niente poi ad arrivare fino alla Spagna o fino al Portogallo. Quando ci sono delle decisioni comuni, è bene avere gli strumenti per farvi fronte in modo efficace. Adesso però sono stato troppo lungo dalla risposta e mi fermo qui. Sì, grazie. Allora, c'è da capire due cose. Io lancio due stimoli, poi se vuoi rispondi su questi, se no possiamo comunque proseguire la conversazione appena iniziata. Domande, magari sì, con una fila di domande, così rispondo. Di volta in volta? Va bene? No, a riunirne magari tre. Ah, quattro. No, ma certo. Io prima vorrei stimolarti sul fatto che allora la questione centrale è il problema di una Europa non ancora pienamente, completamente politica. Tu prima accennavi alla CED, allo stesso momento mi pare fosse stata proposta anche la CPE, quindi la Comunità Politica Europea, che anch'essa è stata rifiutata. E noi ci troviamo in un momento in cui si parla di una riforma dei trattati, ma bisogna capire qual è il ruolo di questi trattati, se e come possono essere modificati, come intervenire subito sostanzialmente. E un'ultima suggestione, per poi lasciare anche spazio alle domande, è che per noi federalisti è una cosa molto importante, sono i due approcci che sono fatti un po' concorrenza, no, nella fondazione
delle prime basi dell'Unione Europea, quella di Jean Monnet, quello di Altero Spinelli, quindi da una parte un funzionalista che credeva nel progressivo, no, a crescerci di questa Unione sulla base di specifici interessi, dall'altro Altiero Spinelli, padre del movimento federalista europeo, che invece credeva in un approccio più costituente. E quindi chiudo chiedendoti che ruolo avrebbe in tutto ciò e cosa avrebbe comportato, senza parlare col senno di poi, una Costituzione europea. Allora, cerco di essere sintetico. I trattati sono la Costituzione europea di oggi. Non si chiama Costituzione, ma quello che conta nelle istituzioni non sono i nomi, è quello che c'è dentro. Allora, la mia opinione, non pretendo minimamente di essere originale, è la seguente. In tutta una serie di competenze fissate dal Trattato di Lisbona, che è il punto d'arrivo finora dei trattati, la Costituzione dell'Unione Europea è già una Costituzione federale. Perché dico questo? Perché laddove per fare una legge a livello europeo, un regolamento o una direttiva, per prendere una decisione, perché non tutto è legge, una decisione politica a livello europeo, laddove i trattati prevedono che ci voglia una proposta della Commissione, un voto del Parlamento europeo e una delibera a maggioranza, basta la maggioranza, non l'unanimità, o del Consiglio o del Consiglio europeo, questo è un meccanismo federale corretto e anche democratico per due ragioni. Perché il Parlamento europeo lo leggiamo noi, e quindi ha questa base. E perché la Commissione, questo spesso, dico voi, ma me lo sento ripetere, non è un organo burocratico. La Commissione è votata dal Parlamento europeo, così come i governi nelle repubbliche parlamentari sono votati dai parlamenti. E se il Parlamento europeo può anche far dimettere la Commissione, allora, questo meccanismo è democratico perché si parte dall'elettore, si arriva al Parlamento europeo, le decisioni sono prese a maggioranza dal Consiglio. È un meccanismo. E questo per che cosa funziona? Per una folla enorme di competenze, non solo quelle esclusive, il commercio, la libera concorrenza, ma molte altre sono centinaia di materie per le quali i trattati consentono di procedere, come ho detto. Allora tutto è fatto, abbiamo la Costituzione europea? Eh no, perché l'abbiamo già visto, c'è una serie di temi, circa 40, ma i più importanti sono due o tre, per i quali questo meccanismo non c'è, perché i trattati non lo permettono, perché dicono, guardate che sulla politica estera, in parte sulla politica migratoria, sulla difesa, su questioni essenziali per una comunità, il Parlamento non ha voto, al massimo può dare un parere, quindi questa decisione non ha una base democratica. Per di più, il Consiglio europeo delibera per consenso. Sapete cos'è la parola consenso? Vuol dire che in una riunione dei 27, se chi lo presiede ritiene che ci sia accordo, dice allora decidiamo così. Ma se il primo ministro di Malta, ma dico Malta, posso dire qualsiasi altro, alza la mano e dice no, io non sono d'accordo, la decisione non si prende. Cioè il criterio della unanimità, che è un criterio col quale non si amministra neppure un condominio. Figuriamoci se si amministra una cosa enorme come l'Unione. Allora, in queste materie che sono fondamentali, la Costituzione europea, se volete, c'è, ma è una Costituzione non funzionale, non democratica. In realtà basterebbe cambiare con tre norme
trattati, due righe ciascuna, forse anche meno, e dire tutte le decisioni sono prese a maggioranza, semplice o qualificata. Il che vuol dire che su queste decide anche il Parlamento europeo, perché le decisioni all'unanimità sono le stesse per le quali il Parlamento europeo non ha potere. Quindi tutte le decisioni a maggioranza con la codecisione. Inoltre il Parlamento europeo deve avere un suo potere fiscale, perché oggi non ce l'ha. Non ce l'ha. E questo è gravissimo, perché... perché? Perché non basta la banca centrale, quella c'è, quella è un'istituzione federale, tant'è vero che nel consiglio della banca siedono tutti i governatori nazionali, si decide a maggioranza, ma non basta la politica monetaria, ci vuole anche la politica economica, che può fare solo un governo e la può fare solo se ha una base democratica, quindi con votazioni a maggioranza e con il Parlamento. Queste sono le lacune vere, e anche il progetto di riforma dei trattati che il Parlamento europeo propone in seguito alla conferenza sul futuro dell'Europa, e che ha dei punti forti e dei punti deboli, per esempio sul potere fiscale non ha deciso, vuole questo. Tu puoi toccare 200 articoli, ma i punti chiave sono i tre che ho detto, nulla di più e nulla di meno. Perché non si è fatto? Perché i governi non gli piace per niente l'idea di rinunciare all'unanimità, non gli piace per niente, perché? Perché credono di perdere potere, credono di contare di più se possono dire no. In realtà la sovranità loro, gli stati l'hanno già persa e lo sanno, ma gli piace di più andare in televisione e dire: e io ho deciso questo, io ho impedito quell'altro, io sono stato decisivo. Io non so se e quando si arriverà a superare queste tre strettoie, però quello che posso dire è che negli ultimi 30 anni di strettoie ne sono state superate molte. Vi ho detto che oggi il Parlamento europeo vota su un'infinità di materie sulle quali nel 79 non aveva poteri. Io non sono ottimista di natura, neanche pessimista, però bisogna considerare cos'è che ha costretto finora l'Europa a fare i passi in avanti. Le crisi. Senza il Covid noi non avremmo avuto le decisioni del luglio 2020, che sono fondamentali, il PNRR, quello che ha dato all'Italia 190 miliardi e Dio guardi che li sappiamo spendere, ho qualche dubbio, senza il virus non ci sarebbe stato, senza la crisi. Oggi abbiamo la crisi politica e militare data dalla guerra, e difatti si è tornati a parlare di difesa europea. Non so se ci arriveremo, però è sicuro, e questo l'aveva detto Jean Monnet, aveva ragione Jean Monnet e torto Spinelli. Jean Monnet aveva visto giusto, l'Europa si fa per tappe, finora è stato così, i tentativi di farla di un balzo non sono riusciti, però bisogna avere l'obiettivo, e la posizione di Spinelli non solo è stata quella di dare il quadro nel 91, nel 41, ma lui poi da parlamentare europeo nella prima legislatura ha fatto approvare al Parlamento europeo un progetto di riforma che se fosse passato non era ancora federazione piena, ma era molto più avanti. E difatti il Parlamento l'ha approvato, ma i governi non lo hanno fatto. Quindi come finirà la vicenda della riforma dei trattati non lo so. Quello che è certo è che per riformare anche un solo articolo di un trattato ci vuole il consenso di tutti i governi, la ratifica di tutti i parlamenti, e ne basta uno per bloccare gli altri. Questo dicono i trattati attuali. Adesso il progetto di riforma dice: quando c'è la ratifica dei 4/5 non si capisce bene cosa succede, ma fa capire che bisogna andare avanti. Sì, ma intanto non è facile avere i 4/5 e non è neanche iniziata,
questa strada, perché il Parlamento europeo ha trasmesso immediatamente il suo progetto per una convenzione. Finora i governi hanno quello che in inglese si dice benign neglect, un sano disinteresse per modificare i trattati, vedremo. Quello che è certo è che noi non possiamo stare fermi, perché anche se si intraprende la strada della riforma dei trattati ci vogliono come minimo 5 anni, perché poi ci vuole la ratifica. Tra cinque anni, se l'Europa non si è mossa con la difesa, con le migrazioni, con la sanità, perché i rischi ci sono ancora, con la stessa politica estera, forse è troppo tardi. La storia conosce anche i fallimenti. Io non lo prevedo, non lo spero, ma bisogna saperlo. Questa è una fase decisiva, così come è stata decisiva la crisi del Covid. Bisogna sperare che la crisi attuale del mondo, e non solo dell'Europa, venga colta nelle sue minacce e che l'Europa faccia almeno alcuni dei passi che ancora mancano. Io direi di aprire il dibattito. Se avete già subito, fin da subito, delle domande, degli interventi, io ne raccoglierei 2 o 3 e poi il professore di volta in volta risponde. E prova a rispondere, va bene. So che non dai soluzioni, ma sempre interrogativi, quindi... No, qualche soluzione la do. Allora, ho detto che basterebbe cambiare 3 norme. Capire proprio come... non decido io. Allora, è il vostro momento. Se volete, io ho inserito anche degli stimoli veloci sulla diapositiva, eventualmente per aiutarvi a iniziare con delle considerazioni, però sentitevi liberi. Siamo qui per chiacchierare d'Europa. Prego. Io non capisco. Può alzarsi così, sono sicuro di sentirla meglio. Io non capisco molto di politica, ok? Però la questione dell'Unione Europea comprende più paesi comunque che hanno, ogni paese ha una potenza diversa economica, politica, cioè economica principalmente. Se bisogna, tutti i paesi devono contribuire all'esercito europeo e comunque a delle spese comuni che comunque verrebbero abbassate dato che vengono sostenute da tutti i paesi. In che modo l'Unione Europea si... cioè, la mia domanda, non so, penso che l'abbia già capita. Cioè, se un paese che mette... cioè, come possono i vari paesi contribuire a una spesa comune se le ricchezze dei paesi sono anche molto differenti? Allora, le risorse dei vari paesi sono diverse? Sì. Allora, le risorse dei vari paesi ovviamente sono diversissime, però questo vale già adesso per quello che è il bilancio europeo che viene approvato ogni 7 anni. Grosso modo, ognuno dei paesi, con quella divisione di spese che vi è stata illustrata, conferisce globalmente l'1% del proprio bilancio all'Europa, e il bilancio comune dell'Europa fino al Covid era circa dell'1% del bilancio europeo. È chiaro che l'1% di Malta non è l'1% della Germania, quindi c'è già un criterio di ripartizione che è proporzionale rispetto alla ricchezza nazionale. Questo è un criterio difficilmente contestabile. Non è che Malta dà la stessa percentuale, ma le percentuali riguardano enti diversi. Per quel che riguarda la difesa, ma questo non riguarda solo la difesa, attenzione, col Covid, con le decisioni del luglio 2020, il bilancio europeo è circa raddoppiato, dall'1% è passato al 2%, attraverso un meccanismo che è ancora in corso, in parte di prestiti dell'Europa, delle singole che assume l'Europa, ma che poi i singoli stati
devono restituire. Però un tasso più favorevole, perché l'Italia, se chiede un prestito e il suo tasso è relativamente alto per le ragioni che forse sapete, perché abbiamo un bilancio molto squilibrato, e se lo chiede l'Europa il tasso è più basso. E per altra parte le decisioni del 2020 sono a fondo perduto. Qualche giorno fa un personaggio che tutti sapete chi è, che è stato il presidente della Banca Europea, Centrale Europea, e è Draghi, è stato anche il nostro Presidente del Consiglio, e che ha ricevuto dalla von der Leyen il compito di fare un rapporto sulle prospettive economiche dell'Europa, e Draghi ha un prestigio, mi fa piacere dirlo, per una volta si tratta di un connazionale altissimo fuori d'Italia, anche fuori d'Italia, proprio perché è un grande esperto di moneta, di economia. Bene, cosa ha detto Draghi circa una settimana fa? Non so se qualcuno di voi lo sa, provo, perché qualche giornale ne ha parlato. Non vedo mani alzate, allora ve lo dico io. Ha detto: attenzione, se vogliamo che l'Europa di domani abbia gli strumenti per fare fronte alle sfide, e la sfida non è solo quella della difesa, è quella della transizione energetica, perché non dimentichiamo mai che il vero pericolo che sta correndo l'umanità è quello del declino climatico. La guerra può anche uccidere, perdonate, non consideratemi cinico, può anche uccidere 20 o 30 milioni di persone, ma se non si provvede nell'arco di alcuni anni a bloccare l'innalzo del clima, ci va di mezzo l'umanità intera, ci va di mezzo la biodiversità, ci va di mezzo il riscaldamento del clima che va a distruggere migliaia di città. Noi siamo alla vigilia di un fenomeno che non c'è mai stato negli ultimi 100 milioni di anni, cioè una minaccia climatica che abbiamo determinato noi per il fatto che l'economia sta crescendo dappertutto. Questa è la sfida che il mondo deve vincere. L'Europa conta per il 7% in questo, però può dare un esempio che conta, e tra l'altro è la regione più avanzata. Allora Draghi cosa ha detto una settimana fa? Ha detto: attenzione, bisogna che i singoli stati non hanno le risorse economiche per investire nella difesa e nel clima e nelle nuove fonti di energia. Ce le può avere solo l'Unione Europea. Già, ma l'Unione Europea, come abbiamo appena detto, non ha un potere di finanza suo proprio, perché il Parlamento non ce l'ha questo potere, occorre il consenso di tutti i parlamenti nazionali. E sapete a quanto, l'ha detto Draghi, non sto dicendo io, di cifra se ne intende, ci vogliono 500 miliardi di euro all'anno per un certo numero di anni per fare fronte alle sfide del clima, delle nuove energie e anche della difesa. 500 miliardi all'anno. Attualmente il bilancio europeo è dell'ordine un po' meno di 300 miliardi dopo il 2020, bisogna aggiungerne altri. È possibile? Certo che è possibile. L'Europa fallirebbe? No, fallirebbero gli stati perché non hanno le risorse, perché sono indebitati fino al collo. L'Europa non è indebitata, se non per una cifra minima. Ci vuole la volontà politica di dotare l'Unione delle risorse per fare quello che va fatto. Con questo l'Europa salva il mondo? No, perché conta per il 7%, però dà un esempio, però crea la propria sicurezza, però può contare molto di più. Quindi non bisogna mai dimenticare che le sfide attuali non sono sfide solo nostre. E quando si dice, purtroppo, c'è chi lo dice in perfetta buona fede, attenzione, dobbiamo recuperare la nostra sovranità, lo dicono molti rappresentanti che adesso puntano a essere eletti al Parlamento Europeo. La risposta giusta è:
ma guardate che il tuo Stato la sovranità l'ha già persa, o tu la riconquisti a livello europeo e rafforzi anche l'ONU, che è l'unica istituzione mondiale che riunisce tutti i 193 stati del mondo, o tu l'avrai persa per sempre. Allora anche questa posizione di Draghi, detta da una persona molto prudente, che non è che parla per passare nel Twitter del giorno dopo, ci deve fare riflettere. E quindi la domanda che lei ha posto, si può fare, però si deve muovere l'Europa come tale, oltre ad avere i contributi dei singoli stati. Ci sono altre domande, interventi? Stanno riflettendo. Prego. Salve, innanzitutto la ringrazio per poter accogliere questa mia richiesta e questa mia domanda. Volevo chiederle, c'è un grande problema in Europa che è quello del sovranismo. Moltissimi partiti in Europa euroscettici stanno un po' destabilizzando la gente e stanno destabilizzando anche la stessa Europa. Il problema è che purtroppo molti di questi cittadini abboccano all'esca di questo sovranismo. Secondo lei ci possono essere stati degli errori anche della stessa Unione Europea nel non aver avuto una soluzione per poter contrastare il sovranismo anche con la semplice informazione? E quale potrebbe essere la soluzione o comunque un'ipotesi di soluzione per superare questo problema? Sì, ha ragione, questo rischio lo stiamo constatando non da ieri. In Germania c'è addirittura un partito filonazista che ha raggiunto cifre impressionanti, i tedeschi sono preoccupatissimi. Allora, io ho già risposto dicendo che la sovranità piena non c'è più, ma non avere più la sovranità non vuol dire cedere tutto al livello superiore. L'Europa in questo non è responsabile, perché la parola d'ordine è unità nella diversità, e quel termine diversità vuol dire, guardate che l'Europa è ricca proprio perché ha delle culture diverse che sono state in contatto tra loro, su questo potrei fare un corso di un anno, in contatto tra loro, ma sono diverse nell'arte. Il romanico, voi lo trovate dal Portogallo fino alla Polonia, ma ogni stato ha il suo stile romanico, ma lo stesso vale per la musica, lo stesso vale per la poesia, lo stesso vale per la pittura, e queste diversità l'Europa ha il compito casomai di tutelarle, non di spegnerle. Si mette in comune solo quello che può essere gestito meglio in comune. Tra l'altro non ci sono solo gli stati, ci sono anche le regioni. Tenete presente che l'identità regionale, questo vale in Italia, vale in Francia, vale in Germania, è spesso più forte dell'identità nazionale. Io racconto, qualcuno di voi me l'avrà già sentito dire qualche volta, quando si vuole descrivere a qualcuno il carattere di una persona che io conosco e lui non la conosce, ma guarda, devi capire, sai, lui reagisce così perché è siciliano, lui dice così perché è veneto. Cosa si intende con questa parola? Si intende che ci sono delle differenze di carattere, di mentalità, che sono il frutto della storia. E quindi non c'è solo il livello nazionale, c'è anche il livello regionale, per non parlare del livello cittadino. Perché voi credete che Milano, la mentalità di un milanese sia uguale a quella di un pavese? Ve lo dice uno che ha vissuto metà della sua vita in una città e nell'altra, sono due mondi. Questa è la nostra ricchezza e questo vale dappertutto. Allora, la domanda è, ma l'Europa ha fatto abbastanza? Beh, si sta sforzando di fare, perché questo non direi che è stata manchevole, non direi che è stata manchevole, è che
si è introdotta una falsa retorica per cui quando si deve stabilire quanto deve essere spesso il cetriolo lo decide Bruxelles. Ma voi sapete, e quindi questo vuol dire, ma allora ci impediscono anche di fare i formaggi come vogliamo noi. Sì, ma sapete chi è il motore di queste differenze? I governi nazionali. Sono loro che vanno a chiedere a Bruxelles, per favore, proteggi il grana padano, giusto? Proteggere il grano padano, giusto, ma non andate a dire che sono i burocrati. Loro cercano di rispondere a delle richieste che vengono dagli stati. E l'equilibrio non è facile, anche nel campo economico, ma l'essenza del federalismo è di mettere insieme le autonomie locali, statali, con le decisioni comuni nei campi in cui queste servono. Non ci sono molte scorciatoie, in realtà il problema è un problema di cultura, di formazione, ma lo stesso vale anche per la guerra, bisogna cominciare, ma in parte lo si sta facendo, cominciare ma molto presto, prima dell'adolescenza, bisogna cominciare con i bambini. I bambini queste cose le capiscono, ve lo assicuro da nonno, ma non solo da nonno, le capiscono. Non per niente i bambini, se hanno in classe un compagno con la pelle diversa, non fanno differenza. È dopo che si diventa cattivi, i bambini fanno anche loro i loro capricci. Non idolatriamoli, però e qui è una questione di formazione ed è essenziale capire, rinunciare a qualcosa quando questo ti permette di arrivare a un livello superiore. La pace dipende alla fine da questo. Noi abbiamo un'istituzione per la pace universale per la prima volta nella storia, perché la Società delle Nazioni tanto non era generale e poi è fallita. E bisogna potenziare, perché stiamo parlando di pace universale, non solo europea, bisogna potenziare l'ONU. E qui ci sarebbe spazio per un'altra eventuale riunione, perché che cosa non va nell'ONU? È facile dirlo. Anche lì c'è il potere di veto di 5 paesi che tra l'altro non rappresentano più assolutamente l'umanità, perché va bene Stati Uniti, Russia, Cina, ma poi c'è la Francia e l'Inghilterra, ma non c'è l'Asia, non c'è l'Africa, non c'è l'India. Va riformata sia l'Assemblea, sia il Consiglio di Sicurezza, sia il potere di veto. Sì, non è facile. Però il futuro del mondo dipende da questo, Non dimentichiamolo. Adesso noi andiamo a votare per le elezioni europee, però dobbiamo sempre considerare che l'Europa è la parte del mondo in cui questo processo di superamento delle sovranità nazionali è più avanzato. In nessun'altra parte del mondo, né in Africa né in Cina, che era un regime che ha fatto progressi immensi ma è autoritario, né in India. Quindi in questo senso è importante che l'Europa vada avanti non solo per noi cittadini europei, ma per gli altri. Adesso esiste un'Unione Africana, ma esiste un Mercosur dell'America Meridionale. Questi sono nati perché c'è l'Unione Europea, ha dato un segnale, sono molto più indietro evidentemente, però se l'Unione si ferma, questi tentativi di superare le sovranità, pensate cosa sta succedendo in Africa, dopo la fine della colonizzazione, un mondo di tribalismo spaventoso. C'è l'Unione Africana, ma non ha poteri. Quello che si sta facendo in Europa o non si sta facendo, questo vorrei dire conclusivamente, ma poi ci sono altre domande, sono benvenute. È qualcosa che riguarda l'intero pianeta, non solo gli europei, non dobbiamo mai dimenticarlo. Noi siamo su una strada che
può essere interrotta, ma che è più avanti, è già arrivata più avanti rispetto a quello che succede nel resto del mondo, compresi gli Stati Uniti, che sono sì una federazione, ma attenzione, una federazione che ha delle tentazioni isolazioniste che si potrebbero rafforzare. Quindi questo dà ancora più peso a quello che si fa o non si fa in Europa. E le crisi finora hanno aiutato ad andare avanti, non è che io stia invocando le crisi, però è successo così. Quindi, l'intuizione di Jean Monnet, che poi Spinelli ha fatto proprio perché si è battuto per il Parlamento, è questa, e finora è riuscita a far avanzare il processo. Ho detto finora, però può fallire. Ci sono domande, interventi, qualche curiosità? Prego. Tanto premetto, non vorrei togliere spazio, io ormai mi considero ahimè fuori di questa categoria, però molto in breve volevo chiedere due cose. Una collegata a quanto appena domandato il ragazzo precedente, cioè più nello specifico, che cosa secondo lei è andato storto, diciamo, nel gruppo dei paesi di Visegrad, che in realtà a livello storico hanno avuto una grande opportunità, specie dopo l'89, sono paesi giovani, sembravano, penso in particolare alla Repubblica Ceca, poter guidare anche un nuovo tipo di identità europea, e invece qualcosa non ha funzionato evidentemente. Poi la vera domanda che volevo farle è un po' più impegnativa, però me l'avete proprio evocata tutti assieme con la presentazione iniziale, cioè se in che misura l'avanzamento di una difesa comune europea debba mettere in questione anche gli equilibri della NATO stessa. E naturalmente questa è una domanda molto spinosa, perché parlare della NATO significa parlare anche degli Stati Uniti, e forse mai come oggi gli Stati Uniti sono in un momento di crisi. Il dibattito politico interno delle primarie americane è penso più basso dal dopoguerra, e io sono molto preoccupato. Due domande molto importanti. Comincio dalla seconda. C'è chi convintamente dice dobbiamo uscire dalla NATO, se vogliamo essere autonomi dobbiamo uscire dalla NATO, farci la nostra difesa. Questa posizione è abbastanza diffusa, non da me. Io ritengo che non sia la risposta giusta, quantomeno non adesso. Prima di tutto perché noi saremo scoperti a uscire adesso, perché non abbiamo gli strumenti per difenderci. E poi perché altro è dire noi siamo in un'alleanza più generale, però la componente europea non è il topo vicino all'elefante nella stessa barca, è un'entità paragonabile per peso, per impegno all'altra. E allora è quella che Kennedy chiamava la equal partnership, un'alleanza tra uguali, perché noi abbiamo sicuramente degli elementi comuni profondi con gli Stati Uniti, non solo perché si tratta di una federazione democratica, ma perché gli Stati Uniti sono un grande come, ma non dimentichiamo mai che il mercato europeo è il più grande del mondo, più grande di quello cinese. Là dove la struttura è quella giusta, cioè nel mercato, l'Europa è già una grande potenza. L'euro è la seconda moneta mondiale dopo il dollaro. Allora, un conto è dire dobbiamo essere autonomi anche dentro un'alleanza, un conto è dire no, questa alleanza noi la vogliamo sciogliere, ma la soluzione è quella. Gli Stati Uniti saranno contenti? Bisogna vedere, perché negli Stati Uniti c'è chi dice alla fine non gli dispiace di comandare, hanno controllato l'Europa per 50 anni, però c'è anche chi
dice no, a noi alla fine conviene avere un alleato attrezzato, per cui non è che per tutti i momenti dobbiamo intervenire noi, gli potrebbe convenire, però gli Stati Uniti sono in una fase talmente critica della loro democrazia che fare previsioni è impossibile. Quindi la soluzione secondo me è quella della Equal Partnership, che richiede però un intervento che l'Europa finora non è ancora in grado di fare. Sul primo punto io mi permetto di dire che sui paesi quelli che sono entrati dopo il 2005, quindi l'Ungheria, il paese, chi sta tentando di mettere in forse gli elementi strutturali dell'Unione, cioè l'Ungheria, non ce la fa. Non ce la fa perché su questo fronte le istituzioni europee sono già a regime. Si può rafforzare l'articolo 7, ma già adesso la Polonia non riceve dei fondi miliardi perché ha fatto delle mosse antidemocratiche. Siccome nei trattati si dice che l'Europa è una democrazia, se prima di entrare bisogna assicurare di essere democratici, se non si danno le garanzie non si entra, se poi uno quando è entrato fa delle riforme antidemocratiche, l'Europa ha il mezzo per intervenire, a cominciare è previsto nei trattati, a cominciare dalla sentenza della Corte di Giustizia, tagliare i fondi, che è sempre un modo piuttosto persuasivo, si tratta di miliardi, ma addirittura può sospendere dal voto nel Consiglio. Quindi lì gli strumenti ci sono. E allora dice, ma allora no. L'unico vero ostacolo a superare l'unanimità e più in generale a fare quello che manca, sapete qual è? L'accordo sempre e comunque tra Francia e Germania. Se non c'è questo, l'Europa non avanza. E purtroppo, un giorno sì, un giorno no, noi leggiamo sui giornali che Macron dice una cosa, Scholz ne dice un'altra. Questa è una tragedia se non si riesce a superarlo. È una tragedia perché se non c'è un'intesa, non che siamo uguali, ma su certe cose devono essere d'accordo, non si fa avanti. Il vero pericolo è sempre stato questo. Sempre. Sempre. Anche quando c'era l'Inghilterra diceva no. Diceva no. Ma poi si è trovato l'opting out. Va bene, tu non vuoi la moneta, tu resta fuori, però lo facciamo noi. Ma dovevano essere d'accordo Francia e Germania. Poi anche gli altri. Ma se non c'è l'accordo tra questi due che sono all'origine dell'impresa europea, non si va avanti. Per cui gli strumenti in parte esistono già, però fino a quando, e qui non è neanche questione di unanimità, perché anche se si decidesse a maggioranza, se su una certa cosa la Germania sta da una parte e il governo francese dall'altra, non si va avanti, lo dobbiamo sapere. Ci sono, prego. Sì, ha appena risposto al mio professore dicendo che l'Unione Europea fa un po' la figura del topo a fianco all'elefante con l'America e che dovremmo, citando lei, attrezzarci anche noi a livello di difesa. Ebbene, la mia domanda è, ma questa corsa agli armamenti a livello europeo non potrebbe avere conseguenze negative quali uno scoppio di una guerra, una nuova guerra mondiale? Cioè, dotarci di armamenti, esempio nucleari, anche noi, a livello europeo, non è qualcosa un di rischio? Un rischio, già, visto che già a livello mondiale di armamenti nucleari ce ne sono già abbastanza? Sì, bisogna riflettere su questo. Però attenzione, spingendo le cose fino in fondo, se un paese o una regione del mondo non ha, in un mondo fatto di stati e quindi di eserciti nazionali, non ha niente, prima o dopo
viene occupato. È sempre successo così negli ultimi 5.000 anni. Attenzione, si vis pacem parabellum. Sì, ma attenzione, nel caso dell'Ucraina il problema c'è, ma attenzione, un conto è dire noi ci armiamo per difendere l'Ucraina, io sto dicendo il mio punto di vista può essere discutibile, ma attenzione, noi semplicemente non andiamo in Russia, quello che ha deciso l'America, e l'ha deciso per tutti, secondo me è stato saggio, è di dire noi diamo le armi, ma la NATO non supera le frontiere d'Europa, non va neanche in Ucraina. Finora è successo così. E ha funzionato abbastanza, perché l'Ucraina si è ripresa quasi più della metà dei territori che erano stati occupati, perché Putin voleva, pensava di conquistare in una settimana. Adesso non basta più, in parte perché le armi sono poche, in parte perché gli ucraini sono 40 milioni e quegli altri, a Putin non interessa niente che ne siano morti 300.000 e gli ucraini ne sono morti un decimo. Un regime dittatoriale, questo non conta. Allora, io non credo che avere una difesa europea di per sé sia una minaccia alla pace mondiale, alla guerra mondiale, no. Anzi, è un elemento di maggiore equilibrio. Il problema è, ma se la situazione ucraina è statica, o addirittura i russi, non importandone niente di perdere un altro milione di uomini, vanno più avanti, occupano per esempio, arrivano a Odessa, finora non l'hanno fatto, cosa succede? Non lo so. Non lo so se a un certo momento la NATO stessa non dica no, noi in Russia non mettiamo piede, però un paese amico ci chiede di aiutarlo a non essere occupati e noi, può anche darsi che succeda, non credo che questo voglia dire la guerra mondiale. La guerra mondiale sarebbe se la NATO, e c'è anche qualcuno che lo pensa purtroppo, dice no, dobbiamo farla finita, noi dobbiamo arrivare a Mosca, finora ha sempre portato male, sempre, e questo errore io credo che non lo farà più nessuno. Ma altro conto è dire no, noi difendiamo un paese amico che ci ha chiesto di entrare in Europa, nessuno ci può impedire di andare nel territorio e aiutarli. Però attenzione che oggi la guerra si fa dall'aria. E allora tu non spari contro le basi russe che sparano contro l'Europa, guardate, è meglio non pensarci. Ma in ogni caso la difesa europea di per sé non è una minaccia alla guerra. Grazie, grazie. Allora, brevemente a conclusione di questa spero piacevole e stimolante mattinata, io vorrei introdurre Marco Agliano, che è il nostro corrispondente dell'Ufficio del Dibattito della Gioventù Federalista di Venezia, per un intervento conclusivo un po' a cappello di quanto ci siamo detti e di questo dialogo che in qualche modo è seguito di un altro dialogo, un dialogo che è stato raccolto in un bellissimo libricino che vi consiglio, adesso in maniera positiva ve lo mostrerò, che è stato fatto tra lui e il professor Padoa-Schioppa per le elezioni del 2019. Consiglio sia i docenti sia voi, insomma, ragazzi, perché raccoglie tutta una serie di interrogativi, di domande e di risposte su molti dei temi che abbiamo affrontato ora, ulteriormente specificati. Ecco. Vai. Beh, innanzitutto è un'emozione perché ci sono due insegnanti del mio liceo, insomma, e il tempo in cui ho fatto quel libro, ero in quinta liceo, se lo ricordano bene, le mie professoresse, e quindi adesso, insomma, parlerò di questo libro che è giunto alla terza edizione, terza di stampa, se corregga, e appunto è stato realizzato nel 2019. Tradotto in inglese per... È stato tradotto anche in inglese. Per merito della signora che sta qui di fronte. Che ringraziamo, ne approfittiamo, nome.
Ok, mi ricordo anche di averla conosciuta in un'occasione, adesso... Ecco, e sì, trovate il PDF in inglese. Quando ancora sperava che l'Inghilterra non sarebbe uscita. Effettivamente erano proprio quei tempi, e erano le elezioni del 2019, e appunto io stesso andavo al voto per la prima volta, e l'idea che ebbe il professore era di instaurare un dialogo con un giovane elettore, e come quello che è avvenuto oggi alla fine, interrogare, proprio, anzi, ricevere le domande di un giovane che andava alle elezioni. E allora è successo che il professore mi inviava la stesura del libro in bozza via mail e io mi limitavo a dare qualche osservazione, e alla fine il professore è stato anche così gentile da dare il nome all'interlocutore immaginario, che reale, appunto, reale, sì, diciamo reale, però appunto il grande merito era il professore. Però chiaramente è stata una grande esperienza per me potermi, insomma, poter avere lo spazio, la libertà di dare le mie osservazioni al professore Schioppa, che si è reso così disponibile ad ascoltare e, insomma, a prendersi carico di queste osservazioni, come ha fatto oggi d'altronde. E di sicuro l'esperienza, beh, oltre appunto ad essere stata formativa e personale, quello che questo libro vuole comunicare è appunto l'effettiva concretezza del progetto europeo, cioè il fatto che noi giovani siamo chiamati a votare in un Parlamento. È stato proprio spiegato che il Parlamento europeo è una grande conquista democratica, e quello che voleva Altiero Spinelli, cioè il fatto che creare dei cittadini europei significava creare delle persone che potevano incidere sull'Europa. Alla fine il progetto federalista è un progetto di democrazia, vuole dare potere ai cittadini di decidere su delle questioni in cui appunto i governi nazionali non possono decidere. Quindi l'obiettivo del libro appunto è quello di far percepire a noi giovani che possiamo andare a votare e possiamo prendere parte a questo processo di cambiamento che è l'Unione Europea, perché molto spesso si sente dire in giro che i cambiamenti o sono delle promesse utopiche o non sono realizzabili, e invece una delle cose che ci insegna l'Unione Europea è che i cambiamenti sono realizzabili step by step, ma sono realizzabili. Nulla è scritto, la storia non va di ditta, come ha detto il professore, quindi certamente è imprevedibile la storia, ma innanzitutto questo deve darci anche la speranza di poter incidere, perché appunto le crisi, i momenti di cambiamento che ci dimostra la storia sono la possibilità per noi di fare la nostra parte. Quindi ecco, assolutamente bisogna ragionare in quest'ottica. Il Covid ha dimostrato che si poteva utilizzare degli strumenti europei e che quindi agire in senso federalista era una prospettiva, insomma, l'abbiamo capito, ci siamo resi conto col Covid che era possibile. Quindi anche i cambiamenti climatici che sono stati citati saranno una sfida che affronteremo step by step, mi viene da dire. Bisogna sbrigarsi, però. Bisogna sbrigarsi, esattamente. Il professore mette i puntini sulle i su questo concetto. Quindi, in conclusione, quello che mi sento di dire è: andate a votare alle prossime elezioni e prendete parte a questo processo di cambiamento. E non scoraggiatevi, sì, perché appunto noi giovani assolutamente aspetta il ruolo maggiore. E se ci sono altre domande, ma penso che sia proprio conclusione totale. Il PDF è scaricabile sul sito, quindi il libro è gratis, lo potete trovare, insomma, scaricare in PDF, e invece se volete acquistare quello cartaceo lo trovate in libreria, si spera, insomma, in maggiori librerie. E niente. Dire ancora una cosa: guardate che è la prima volta nella storia in cui l'agenda politica a livello mondiale è influenzata dagli adolescenti. Non era mai successo, mi riferisco essenzialmente al clima, non era mai accaduto. Qui stanno succedendo cose nuove, è giusto saperlo.
non dico, lo dico per dire voi cambierete il mondo, ma in un certo senso se le minacce al mondo, che non sono solo la guerra, saranno messe sotto controllo, in gran parte si deve al fatto che i politici sanno che i giovani stanno dalla parte giusta. Questo non era mai accaduto. Ringrazio tutti e credo che tutti potremmo ringraziare il professore per averci onorato della sua presenza. Grazie.